un'operazione che riguarda 12 appartenenti alla COSC, per la verità ha selezionato 12 esponenti di rilievo della COSC. Diciamo, all'esito dell'arresto di Cello Pesce, i soggetti che hanno preso in mano la COSC e l'hanno portata avanti nelle varie direzioni, da un lato le attività criminali, dall'altro le attività economiche sostenute dall'intimidazione, dal condizionamento, dalla forza della COSC di affermarsi e quindi di controllare anche quel settore specifico in cui si sono inseriti, il trasporto su gomme nel caso specifico. La COSC non ha bisogno di rafforzarsi perché è ancora presente sul territorio, nonostante i numerosi arresti, continuano ad avere una propria organizzazione, una struttura ancora operativa. Tanti sono gli elementi che ancora in libertà si muovono per la COSC. Di volta in volta si riesce ad acquisire un quadro indiziario grave nei confronti di una parte di essi, per lo più coloro che operano per la COSC, e si procede all'arresto. Oggi per esempio mi è sembrato particolarmente sorprendente che in occasione della traduzione degli arrestati fosse presente una folla così numerosa e mi sembrava di essere tornata agli anni 70, anni 80 in cui gli appartenenti alla COSC andavano a salutare i vertici che venivano tratti in arresto e per la verità è un segnale certamente non positivo.